C'è qua Giovanni scrive la commessa della merceria dietro alla coppa si chiama Lynn, però dice che il nome italiano è Anna. Ha qualche attinenza ai caratteri o l'ha scelto da sé? Io, per esempio, tutti quelli che io c'avevo Gianni, Laura, e c'era Laura che non era mai stata in Italia e parlava meglio di me italiano, invece, mai stata in Italia. Spesso loro No, i scelgono a nomi caso? sì, a caso proprio li scelgono così. Magari vedono questo nome, Anna. Ho delle studen degli studenti che hanno dei nomi strani. Cioè, avevo uno studente che si chiamava Conte. Conte, dico: senti, ma perché hai scelto questo nome? Ah, ho scelto questo nome come presidente del consiglio quando Conte è presidente del consiglio, quindi mi chiamo Conte. Dico: guarda, che c'è in Italia nessuno si chiama Conte. Oppure una ragazza oggi, come ti chiami? Fatima. Dico: va bene, questo nome è Fatima, tu lo puoi scegliere, ma in Italia quasi nessuno si chiama Fatima. E, insomma, tanti nomi così, anche nomi strani. Ah, un ragazzo, questo devo dire, come ti chiami? Zaniolo. Dico: scusa, ma Era dico: ma appena a scusa, Roma, ma tu non puoi cavolo. scegliere i nomi così. Dice: perché Zaniolo. Zaniolo, a me piace Zaniolo, allora ho preso Zaniolo. No, no, Zaniolo, come ti chiami? Zaniolo, Cobra, no, nomi assurdi, perché per loro i nomi cinesi hanno tutti un significato particolare, felicità, tutti i nomi comunque che loro addirittura pagano degli specialisti per farsi dare il nome, perché per loro il nome è una cosa fondamentale, quindi pagano oppure sono delle cose ponderate, no? Come noi Paolo, Fabrizio, Lorenzo, non è che pensiamo a Sì. Paolo perché significa, si ha, no. Invece loro devono pensare al significato del nome, poi hanno nomi magari per noi strani, piccolo drago, grande pioggia, piccola pioggia, Certo, cose sì. così, oppure luce del tramonto, nomi Niccolò, così. scusa, si chiama Niccolò, hai ragione, si chiama Niccolò, è vero, non so perché Ah, mi è venuto in mente Niccolò, sì. Niccolò, non Comunque, come ti Federico, chiami? vero. Zaniolo? Dicono: no, dai, Zaniolo, no, Conte, no, nomi così, proprio a caso, a caso. Conte è bellissimo, uno che ha scelto il nome Conte, veramente, Sì, Conte, che Conte. poi io magari pensavo l'avesse scelto per l'allenatore, no? Sai, di solito, invece no, per No, 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 presidente del consiglio. Conte. Questo era un bimbo di E lei, Conte. no, ma... Come? No, questo era un bimbo di Conte, figurati, un bimbo di Conte. Sì, ma ce ne sono tanti adesso perché non mi vengono in mente, ma... Ah, una ragazza l'altro giorno, come ti chiami? Panda. Panda. Dico: senti, ma Panda, Panda. Ah. Scelgono nomi così proprio, così. Tra l'altro, di come si dice panda in cinese? Si dice gatto Ga orso, gatto orso, cioè sì. praticamente, Buon che poi ecco il shot. panda, Siamo, Xiaomo, sì. sì, Xiaomo, È l'unico Xiaomo è posto, l'orso, esatto, in tutto il Mao mondo noi gatto. lo chiamiamo panda, ma da dove viene il panda? In Cina lo chiamano in maniera differente. Orso gatto, sì, ci ho fatto la... L'orso gatto, L'orso sì, gatto. gatto, sì, prima è Xiong che è orso, poi c'è Mao che è gatto, sì. Ci ho fatto una storia l'altro giorno perché sono nati due panda qui allo zoo Sì, di l'ho Wen. vista, l'ho vista. Due panda, insomma, che sono stati donati dalla Cina, della politica del panda, con il quale cementano i rapporti con le nazioni con cui hanno problemi. Ma no, questa cosa dei nomi Conte e Zaniolo, veramente ci farò un estratto da ripubblicare su YouTube. Mi chiamo Conte, non so come la chiamerò adesso, una roba del Sì, mi genere. chiamo Conti, mi chiamo Zagnolo, ma ce ne sono anche altri. Ah, un altro, mi chiamo Liberato, mi chiamo... Sì, sono nomi, dico, che esistono in Italia. Per esempio, un ragazzo mi chiamo Beato, dico, sì, va bene, questo nome c'è, però magari non è un nome così attuale adesso, è un ragazzo... Ci sono... Beato, io sinceramente non ho mai conosciuto un Beato, non so te, ma No, io non non è un conosco nome così... nessuno. Ma Beato me lo davano durante il Rinascimento, credo si chiamassero Beato. Mi chiamo Beato, mi chiamo tutti i no nomi così. Fino al 1700 forse c'era qualche Beato. 1800 anche Beato forse c'era. Beh, forse anche il secolo scorso, però Beato io non ho mai conosciuto nessuno che si chiama Beato. Tremendo, No, tremendo. nemmeno io. Io conosco solo Santi, è vero? Santi ce l'ho anch'io. Beato Angelico, infatti.